saluta la collega Paloma García Oliveira, ci siamo anche esercitate, per poter capire che cosa resta, tra virgolette, che cosa inizia dopo il sinodo. Allora Paloma, intanto benvenuta, credo che sia la prima volta che ti svegli con noi. Grazie. Speriamo che sia l'inizio di una lunga serie. Paloma, tante aspettative, 90 ore di lavoro, 328 interventi, tante attese. Se io ti dovessi chiedere che cosa metteresti in pagina nel tuo radiogiornale, tu sei collega di Radio Cope, che è la radio della Conferenza Episcopale Spagnola, da dove partiresti? Io direi quello che hanno già detto dei padri sinodali, un grande sì alla famiglia. Siamo nel secolo XXI e ancora la famiglia ci serve, la famiglia è il modello a cercare e la famiglia è una bellezza. Ecco Paloma, il Papa si era raccomandato, andiamo a scuola della famiglia. Secondo te questo è avvenuto? Sì, sono 2 anni di lavoro sul serio. Il Papa ha messo a tutti in giro, ha messo a tutti a pensare, a guardarci nello specchio, anche a noi giornalisti, anche a ognuno a casa sua, a pensare cosa è la famiglia, cosa vogliamo, cosa dobbiamo difendere oppure mostrare. E secondo me ha fatto talvolta che non è più un modello di imposizione, ma un modello da imitazione, no? A tutti ci piace la bellezza, a tutti ci piace la tenerezza, tutti siamo soli e allo stesso tempo tutti abbiamo bisogno dell'altro, no? Alla fine perché l'altro è Cristo, non è la famiglia secondo le Nazioni Unite, è la famiglia secondo la Chiesa. Paloma, è stato anche un sinodo molto seguito dai giornalisti, certo, come dicevi tu, e non soltanto quelli italiani, è stato anche un sinodo raccontato a volte nel maniera forse più sbagliata possibile, quella di ipotizzare complotti, di ipotizzare delle letture sicuramente stonate. Però è stato molto molto seguito da tutti i giornalisti e ripetiamo non solo italiani. Perché secondo te tanto interesse? Perché proprio noi giornalisti abbiamo creato delle aspettative che mai il Papa neanche la Chiesa aveva già creato. Penso che prima di tutto la famiglia è una cosa che ci tiene a tutti, no? Tutti siamo figli almeno, però tutti abbiamo una idea di famiglia. Tutti abbiamo un'opinione, non parliamo della nuova evangelizzazione oppure del foro interno o delle cose che uno no, lascia per i teologi. Tutti abbiamo un'idea sulla famiglia, un ideale sulla famiglia e alla fine tutti abbiamo la sofferenza o conosciamo la sofferenza dall'altro. Quando si parla delle famiglie ferite, a volte sembra una diagnosi, un diagnostico medico, però quelli che sono feriti soffrono e tutti sappiamo che la ferita si deve curare, ma non sappiamo come tante volte. Non è che un cristiano, un cattolico non soffre o non ha delle ferite. Che cosa resta secondo te del sinodo? Cosa entra nelle chiese? Perché poi noi siamo abituati a immaginare i 270 padri sinodali, 14 delegati fraterni, 51 uditori e uditrici, 17 coppie e 17 persone che in qualità di esperti hanno potuto dire la loro. Ma poi in realtà tutto questo deve uscire dall'aula del sinodo ed entrare nelle chiese, nelle comunità. Secondo me il cambio è pastorale, non è un documento dottrinale. Questo dei 94 punti non è dottrinale, quello lo lasciamo al Papa che è sempre il vicario di Cristo e lui ha l'assistenza personale dello Spirito. È un documento pastorale e secondo me il cambio è questo, è l'enfasi e l'atteggiamento. È sempre questa misericordia, la parola chiave, anche discernimento, e non solo per i divorziati e i sposati, discernimento in ogni caso. E poi c'è questo sguardo compassivo, ma non ingenuo, perché alla fine uno che ti vuole bene ti dice la verità, ti vuole aiutare a uscire dalle situazioni di sofferenza, no? Non è che la Chiesa ti dice vai avanti così e tutto va bene, no. Anche il documento è bellissimo nel senso che parla alle famiglie fedeli,
dice delle cose bellissime di questi che hanno dei genitori che hanno dei figli disabili, per esempio, sì. o dei nonni non a casa. Non esclude nessuno, è vero questo Non momento. Esclude a nessuno. C'è anche un pezzo per quelli che non, sono sposati. Quando uno legge il documento, c'è tutte delle situazioni. Come dire, delle... un'occhiata, uno sguardo a 360 gradi, sul quale ecco. torniamo tra pochissimo anche con l'aiuto del nostro Fabio Bolzetta. Però hai detto una cosa vera, la famiglia al centro in ogni caso. Vogliamo sentire allora le voci delle famiglie. Luca Rossi. Siamo Marco e Lucia, siamo una famiglia che viene da Rovereto, Trento, quindi arcidiocesi di Trento. Stiamo partecipando al sinodo come uditori, una bella sorpresa, una grazia. Siamo rimasti sorpresi quando ci hanno chiamato, perché non lo so, noi l'abbiamo così affidata questa nostra partecipazione. È stato incredibile il fatto che appunto eravamo seduti vicino a cardinali, vescovi e però hanno sempre dimostrato una grande attenzione rispetto anche alla nostra piccola esperienza, quindi da questo punto di vista veramente abbiamo respirato quest'idea di padri che sono pastori. Cardinali comunque con il loro berrettino rosso, poi i vescovi viola, però lo stesso questo bianco che sembrava quasi proprio un faro, no? Irradiava questa sua pacatezza, questo suo guardarlo appunto sullo schermo, lui veramente traspariva un'attenzione molto profonda di chi parlava e anche il fatto che ci dava l'impressione proprio di portare via ogni singola parola, non solo di quello che dicevano i padri, ma anche quando c'è stata la giornata per gli uditori, anche quello che hanno detto gli uditori, no? Un po' di nostalgia, sì, non solo dei figli, ma così anche di un ritmo diverso, insomma, anche prendersi proprio spazi, no? Così per fare una telefonata in pace, anche per mettersi a cucinare, devo dire la verità, insomma, perché qui è tutto, sei sempre servito, no? E allora, così diciamo, per una madre non è, cioè va bene una settimana, dopo comincia a essere un pochino troppo, insomma. Sarà bello, credo, provare anche a ripartire con un'attenzione nuova per la famiglia, che credo parta proprio da noi stessi, nel vedere che la missione principale è proprio quella di costruire questo amore dall'interno. Poi vabbè, non c'è bisogno di testimoniarlo parlando, ma se abbiamo buone relazioni tra di noi, credo che sia già un grande passo avanti. Paloma García Obejero, questi erano Marco e Maria Lucia, quattro figli, una delle coppie invitate. Il valore della testimonianza, ecco, è stato fondamentale all'interno del sinodo. Sì, perché tutti vogliamo essere felici, nessuno vuole una famiglia con la cara lunga, no? dove con la cara lunga, bellissima. Deve chiedere perdono ogni perché questo io lo collegherei con una cosa molto bella che ha detto il Papa in Filadelfia alle famiglie. Sì. Gli ha chiesto di insegnare ai figli a essere felici, a essere amabili, a cercare la felicità a casa. Alla fine uno, a volte quando parla delle famiglie, parla dei problemi sulle famiglie e nelle famiglie. Però quando uno comincia a vivere la sua felicità a casa, come non ripetere? E la felicità è una delle parole che il Papa ha utilizzato durante i lavori del Sinodo e che rientrano anche in questo documento, di cui Fabio ti pregherei di specificare qualcosa di più. Allora, con molto piacere, intanto proponendo a chi ci segue di andare alla fonte, vedete sulla nostra postazione internet all'interno del sito del Vaticano, del sito della Santa Sede, pubblicata la relazione finale, la leggete, della Sinodo dei Vescovi per intero, quindi
un'occasione preziosa per andare veramente alla fonte. È un documento assolutamente intenso. Tra le pagine del Corriere della Sera di oggi emergono alcune delle parole del sinodo. Dal vescovo come giudice alla fine delle polemiche sulle teorie del gender, ecco i termini chiave per capire che cosa è cambiato e che vanno dalla sinodalità all'essere vescovo, al senso dell'universale e poi a tante altre tematiche che sono state davvero oggetto all'interno, ma possiamo dire anche all'esterno, dei lavori del sinodo. Dal Corriere della Sera invece andiamo sulla stampa, perché ieri, lo ricorderete, magari l'avete vissuta con noi su TV 2000, la messa di chiusura del sinodo. Il Papa, anche poi all'Angelus, ha parlato proprio dei lavori sinodali così intensi che hanno coinvolto 270 padri, lo ricordiamo, in 90 ore di discussione. Sinodo faticoso ma dono di Dio. Nella messa di chiusura il pontefice avverte sui rischi di una fede data bella. Non dobbiamo pretendere di marciare tutti uniti, guardiamo chi resta indietro. Una fede, dice il Papa, che non sa radicarsi nella vita della gente rimane arida. Oggi, ha detto, è il tempo della misericordia. Ed ecco che, prendendo spunto dalla lettura del giorno, sottolinea come il rischio di oggi è l'essere di fronte ai continui problemi, ma si va avanti senza lasciarci disturbare. In questo modo però, come quei discepoli, stiamo con Gesù ma non pensiamo come Gesù, si sta nel suo gruppo ma si smarrisce l'apertura per l'appunto del cuore. Ma che cosa cambia adesso, Lucia? La domanda è anche questa. Andrea Tornelli ci offre questo spunto. Tra rigoristi e aperturisti ha vinto la Chiesa degli ultimi. In tanti si chiedono per l'appunto adesso che cosa accadrà. Dobbiamo dire come sia un cammino. Riprendiamo le sue parole, infatti. Il fatto che si sia passati dalla maggioranza semplice con la quale un anno fa erano stati votati i paragrafi relativi ai divorziati risposati, alla maggioranza qualificata dei due terzi, sta a significare che il sinodo ha camminato alla ricerca di nuovi approcci pastorali il più possibile condivisi. Il documento finale è un testo con suggerimenti e questioni ancora aperte consegnati nelle mani del Papa. Concludiamo magari con un augurio, Lucia, se facciamo in tempo, per un porporato che per l'appunto ieri ha subito proprio a conclusione della messa un piccolo incidente, del cardinale Echegaray, che vediamo in questa sequenza. Quando si è avvicinato per salutare il pontefice, il Papa l'ha sorretto per evitargli la caduta, in realtà non ce l'ha fatta, è caduto e ha subito una frattura del femore. In questo momento è al Gemelli, Papa Francesco l'ha visitato già ieri, ed è lo stesso porporato, oggi 93enne, che nella messa di Natale, quando una donna insomma cercò di avvicinarsi a Benedetto XVI, era già caduto in quell'occasione, quindi i migliori auguri. Facendogli scudo, grazie, grazie Fabio. Paloma, vorrei concludere con te, abbiamo parlato delle ricadute per quello che riguarda i giornalisti, per quello che riguarda la comunità cristiana, per quello che riguarda le famiglie. Secondo te qual è l'insegnamento che si può trarre da questo sinodo? Che né laicisti né rigoristi, come ha detto il collega, ha vinto la Chiesa mamma. Dio ci vuole a tutti, cattivi e buoni. E Cristo è venuto per dire io ti amo come sei. Quindi la Chiesa non può dire un'altra cosa, no? Vieni qua, stai soffrendo, vieni ancora. E siamo qua per l'accoglienza, per amarti. Questo è il messaggio che io ho letto dopo questo sinodo, dove mi piace sottolineare che tutti i voti sono stati segreti. Vero. Allora non era così divisa la Chiesa, non era così pazzesca la lotta. Votazioni sotto segreto, unanimità assoluta. E il messaggio è: se Dio è amore, la Chiesa non può fare un'altra che la mamma. Non potevamo penso leggere che in maniera così originale questa chiusura del sinodo. Grazie di cuore a Paloma Garcia Obefero, che è la collega di Radio Coppel, emittente della Conferenza Episcopale Spagnola, la nostra corrispondente, la nostra vaticanista da Roma. Grazie davvero di grazie cuore. Ti piace camminare? Perché guarda che sì, a noi piace tantissimo camminare. Anche correre? Adesso, anche correre. Noi ci andiamo pian pianino, andiamo a Milano con la nostra Antonella Ventre.